Ciao a tutti ragazzi, bella lì e ben ritrovati sul mio canale per proseguire con Nino Kuni Remastered. Dunque, nell'ultimo video abbiamo fatto un po' di missioni secondarie. Perdonatemi, non sono riuscito a terminarne una perché non trovo l'ultimo bambino, non so dove cavolo si è ficcato. Prima di cominciare, come al solito, vi invito a lasciare un like e se volete seguitemi sul canale per non perdervi tutti i miei contenuti. Tra l'altro, una piccola chicca, ragazzi, abbiamo preso appunto il pesce da portare a palazzo per poter accedere. Vi faccio vedere che cosa succede qualora proviate a uscire dalla città. Ovviamente voi di istinto andreste subito avanti. Guardate un po' cosa succede. Sono piccole chicchette, piccole cose che però se uno appunto non è come me che si mette lì a provare tutto, non scoprirete mai. Cioè, è carina come cosa. Senti, dammosi una mossa e consegniamo sto pesce puzzolente alla guardia del palazzo. Ah, scusate, non ho fatto in tempo a leggere. Alla guardia del palazzo. Pesa una quintalata, pesa. Cioè, carina e simpatica come cosa, no? Tra l'altro l'ho scoperto adesso. Allora, ripeto, per quanto riguarda l'ultimo bambino, io penso che o esca dopo. Dopo che andiamo a palazzo, non ne ho idea, ragazzi. Eppure ho girato bene o male tutta la città. A meno che non sia nelle fogne, ma mi pare strano. Pam, 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 pam. Ma dite che lo dice anche così? E no, vedete, così dice un'altra cosa. Quella frase lì la dice solo se provate a uscire dalla città. Dovremmo consegnarlo subito, altrimenti se ne muore. Anzi, già mi pare che stia messo maluccio. Ah, Alice mi ha detto che non gli piace il romano. Vabbè, purtroppo non ci posso far niente. Cioè, alla fine Luccicogno parla romano, quindi devo doppiarlo così. Ta na 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 na. Ancora vuoi? Mi spiace, ma temo che il pesce del re non sia stato ancora trovato. Ma mi sa che ti sbagli, magari si sposti gli occhi. Ah, ragazzi, prima di andare avanti, poi faremo anche una lettura che non vi ho fatto nell'ultimo video, quando abbiamo dormito al Gatostello. Erano uscite delle letture da fare, magari ce le facciamo. Io temo che ti stai a sbagliare. Guarda un po' qua e dimmi se non è questo. Siamo venuti a riconsegnare al re il suo pesce. Ma quello è cielo! Riconoscerei ovunque i riflessi rossi del fuoco d'acqua, tanto amato dal nostro re. Secondo me è uscito dal palazzo passando dalle fogne. Davvero, devo avvertire immediatamente le altre guardie. Ora, se ricordo bene, voi. Noi vorremmo vedere il re. Sì, certo, ma nel suo stato attuale non so se. Che c'è? Qualche problema? Puoi dirlo forte. Vi ho detto che la persona incaricata di custodire il fuoco d'acqua del re aveva lasciato scappare il pesce? Da un po' di tempo a questa parte non ci si può fidare più di nessuno a palazzo. Per questo abbiamo bisogno dell'aiuto di avventurieri di passaggio. Forse sbaglio a dirvelo, ma il re è diventato molto indolente e la cosa si riflette negativamente sui suoi sudditi. Indolente? Cioè, vuol dire che è diventato pigro? Temo proprio di sì. Chissà, forse riacquisterà un po' di entusiasmo rivedendo il suo adorato fuoco d'acqua. Entrate pure, qui c'è dietro qualcos'altro, ragazzi, eh. Gagliardo, andiamo a incontrare il re. Avanti, Oliveruccio. Pleasure to meet you, you and me, Augusti. So it was you who delivered one's treasure back to one, hmm? That's right. Yes, you and me, Augusti. And you wish for a prize, hmm? Go on, man. Ask him. Come now, Derbyshire. Well, you and me, Augusti. Mia Augusti. Out with it now! We need your wand. One's wand. Huh? What did you say? Crikey. Huh? That smell. Could it be?
That's right, you are my Augusty. He's not from our world. He's the one whose power freed me from my prison. What? You mean he broke his spell? This little boy? Yes. Do you understand what you're saying, Fairy? Once you defy him, there's no turning back. I know, but... But what precisely? Well, you know, he might be able to... It's not one's concern. You may not have the wand. Now be gone. Does that mean no wand, Mr. Droopy? Looks like it. Molto interessante questo fatto che solo annusandolo ha capito che non veniva da un altro mondo, no? Non potevano farli tutti così, cavolo, doppiati, l'avevo già detto, così non stavo a doppiare io. Something wasn't quite right about our royal friend. Broken hearted he is, or I'm broken headed. The king is? Lacking enthusiasm, it looked like. Esatto, ragazzi. And because he's broken hearted, the whole kingdom's being dragged down with him. What are we waiting for? Let's go find the piece of heart he's missing. Blimey, you don't need much encouragement, do you? La guardia fuori dalla città era anche lei corto d'entusiasmo, giusto? Sì, Oliveruccio, mi gioco la lanterna che siccome il nostro re è ancora infranto, da ste parti stanno tutti un po' abbacchiati. Molto bella sta cosa che appunto, e questo può essere equiparato anche alla vita vera, quando magari c'è un leader, un capo, se il capo non è energico, non è forte, anche i suoi sudditi possono appunto risentirne, no? Comunque i suoi amici, no? Si può passare l'umore, no? Ma l'altra guardia ci ha dato un po' del suo entusiasmo per aiutarlo, andiamo a chiedergliene altro. No, ragazzi, non si fa così. Vedi, ci sta una regola che bisogna rispettare quando si raccolgono i frammenti dei cuori delle persone. Persone. Davvero? E qual è? Non è possibile prendere due volte lo stesso frammento di cuore da una persona. Puoi chiederne solo un pochetto, una volta sola. Ah, non lo sapevo. D'ora in poi farò attenzione. Ma adesso cosa facciamo, Lucicogno? Ci facciamo un giro in città e cerchiamo un individuo che ci abbia un po' di slancio. Qualcuno... Ce deve pure essere. Dovremmo solo trovarlo. Kathmandu non è proprio un villaggetto, anzi, è quasi una metropoli. Sì, è vero. Siamo in un bel pasticcio, eh? La narra pietra sta parlando. Mostracci, cazzo, non ho fatto tempo a leggere, scusate ragazzi. Ciao, narra pietra. Mi siete sembrati in difficoltà, miei giovani amici, e ho pensato che la mia sapienza potrebbe esservi utile. Ecco, forse ora dice una cosa molto interessante e figa, ragazzi. Grazie, è molto gentile da parte tua. Vedi, ci serve un frammento di cuore, ma non sappiamo dove trovarlo. Oh, la risposta è semplice, mio caro Oliver. In momenti come questo, ti basta guardare il tuo portacuore. Cosa vuoi dire? Il portacuore non serve solo per custodire pezzi di cuore, ma è anche sensibile alla loro vicinanza. Brilla quando è vicino a una virtù. Gagliardo, allora potremmo usare per trovare chi c'ha un po' di entusiasmo, eh? Permettimi di dirti qualcosa di più sul tuo portacuore. Come vedrai, ogni tanto quel prezioso oggetto brillerà. Quella è la sua reazione quando si trova davanti a qualcuno che possiede in grande abbondanza una delle virtù del cuore. I puntini verdi sulla minimappa, posta nella parte superiore destra dello schermo, indicano persone che hanno frammenti di cuore da donare. Molto utile anche sta cosa. Forte! La minimappa non ti farà capire quali virtù potrai ottenere, ma ti sarà comunque molto utile. Ne sono certo. E ora sbrigati, giovane avventuriero. Corri a cercare il frammento di cuore che ti serve. Grazie mille, narra pietra. E se avessi ancora bisogno delle mie conoscenze, sappi che sono al tuo servizio. A presto, amici. Quanto odio doppiare. Bene, Oliveruccio, andiamo a cercare qualcuno che ha più entusiasmo di quanto ce ne serva, d'accordo? Se il tuo portacuore si mette a brillare all'improvviso, vuol dire che siamo sulla strada giusta. Ho
Ho capito, andiamo, Ciconio. Bene, allora. Io devo capire il mistero del bambino che manca da trovare, che devo curare con Toccasana per continuare, appunto. Ma è venuto un dubbio, ragazzi. No, non penso, ci provo, ma non penso perché di qua c'era dietro, vi ricordate, Oratio, che l'abbiamo conosciuto nell'ultimo video e lo incontreremo anche avanti, ma vedete che c'è andato via? Pensavo ci fosse lì il bambino. Secondo me esce dopo, boh. Pam, pa, pam, pa, 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 pam. Allora, premendo R1, quindi. Ah no, quella è la. Ah, devo andare dove c'è la stella, ok. Quella è la mamma, quella lì, il puntino azzurro, appunto la mamma che gli manca al bambino. Che ripeto, non so dove diamine sia. Lei no, perché ci avevano già parlato e si riconoscono perché appunto li vedete piangere. Andiamo alla meta per ora. Le letture eventualmente ve le faccio prima di finire il video. Guarda, Luccicogno, il portacuore sta brillando. Gagliardo, allora qua intorno ci sta qualcuno che c'ha il cuore gonfio di virtù. Secondo me, la persona che cercammo è lui. Vedi quanto è vivace, manco riesce a star fermo. L'abbiamo trovato. Credi che abbia un po' di entusiasmo a notarci? Invece gioco a lanterna, invece gioco a Nammo, sì? Lui mi diverto ad appiarlo, come ho già detto. Mostracci loro. Sono stracco morto, ragazzi. Ehi, capoccia de ferro, come va? Tutto bene? Senti, ti andrebbe le facce in favore? Ehi, lasciami in pace, non vedi che sono occupato? Sei occupato, eh? Posso chiederti cosa stai facendo? Proteggo la mia città dai topi, ovviamente. Topi? Ah sì, me l'ho scordato che sto posto è pieno di sorci. Scusate. Quei topi sono una grave minaccia. Scorrazzano ovunque e fanno un mucchio di danni. Ma gli adulti sono pigri e non pongono rimedio a questa situazione. Alcuni nemmeno vedono quando i topi rubano le cose. E agli altri non importa. Leonardo il testardo non ci sta. So che i topi vivono giù nel pozzo, perciò monto la guardia qui. Affronterò e sconfiggerò qualsiasi roditore che oserà passare di qui. Beh, ci avevamo proprio ragione su sto tipo. Scoppia d'entusiasmo. Tocca a te, Oliveruccio. Di cosa stai parlando? Beh, parrebbe che Re Felix sia un po' a corto d'entusiasmo. E qui entri in scena tu, Leonarduccio. Tu c'hai un sacco di entusiasmo. Se ne dessimo un pochetto al Re Felix, tutta la città se ne gioverebbe. Sì, ci stavamo appunto chiedendo se potessi darci un briciolo del tuo entusiasmo. Certo, farei qualsiasi cosa per aiutare il re. Grazie, Leonardo. Benissimo, prendi cuore. Tac. Questa cosa veramente del prendi cuore da una quale, ragazzi, è una chicca allucinante. Che ovviamente hanno pensato bene di rimuovere nel Ni No Kuni 2, che per me Ni No Kuni 2, come ho già detto, non esiste. Non è nemmeno lontanamente, ma nemmeno lontanamente ai livelli del primo. Hanno fatto, come ho già detto, un downgrade abbastanza grosso, secondo me. Perché? Perché, ragazzi, quando un gioco funziona in una maniera, perdonatemi che faccio questa breve parentesi, bisogna continuare su quella strada. È inutile cambiare, è inutile innovare se un gioco di per sé è già uscito un capolavoro. Devono continuare con quella formula, magari aggiungendo cose, inserendo cose nuove, non cambiando e stravolgendo roba, cazzo. Chiusa parentesi. Oh, che sensazione strana. Beh, ora so che effetto fa la magia. Sensazione strana? Cosa intendi?
Chi non è mago non sa cosa siano gli incantesimi, Oliveruccio. Non c'hanno la minima idea dell'effetto che facciano. Allora il re starà bene, Oliver? Esatto, e quando il re starà bene, tutti staranno meglio. Proprio così, bello. L'entusiasmo tuo darà una bella scossa a tutti gli abitanti del posto. Fantastico. Fino a quel momento, però, resterò qui di guardia per impedire che i topi portino lo scompiglio in città. Va bene, a presto, Leonardo. E niente, raga, spero la missione non sia missabile. Ora, richiamoci a palazzo. Io non capisco dove sia quel bambino maledetto. Quindi andiamo a palazzo a consegnare l'entusiasmo a Re Felix. Pezzo delle fognature è molto carino, ragazzi, vi posso dire. Ci sarà un altro boss lì. I boss secondo me sono tutti fighi. Infatti, come ho già detto, è tutto figo di sto gioco, cioè tutto, dalla prima cosa all'ultima. Questo non voglio dire che non abbia difetti, per l'amor del cielo. Però per me è un gioco che rasenta la perfezione. Cioè, per mio gusto è perfetto. Intanto ogni tanto sposto la visuale per vedere se vedo quello là che piange, ma... Miao, ancora voi? Vi avverto che miao sto stancando di queste continue interruzioni. Mi spiace, maestà, ma ecco, abbiamo portato una cosa. Sì, gattone, l'abbiamo presa proprio per te. Ti libererà una volta e per tutte dalla stanchezza tua. Ti darà un sacco di energia e ti farà pure venire pelo bello lucido. Ma forse stai esagerando. Miao, è proprio che quello che miao ci vuole. Ho bisogno di energia. È così stancante avere a che fare ogni giorno con i visitatori che miao chiedono udienza. Non ti preoccupare, sua amiciosità. Mo te damo un po' di entusiasmo. Sua amiciosità. Let's go. Do you think it works? Let's see, shall we? Si vede subito dagli what occhi. What the devil was one up to? Your meowjesty, please tell us you're back to your old self. Eh? Why, one is 10 times more energetic than one has ever been. But one feels different somehow. This is your doing, is it not? Then you must be rewarded. Your Meowjesty, it seems that these brave adventurers have lifted the curse that was placed upon you. What? Is this true? Yes, Your Meowjesty. Ecco, it dicemi... appears that you were cursed with a lack of enthusiasm. Is that so? One certainly didn't feel oneself for a while there. It seems one is in your debt. Parapa, parapa. Gradirei che miau diceste quale ricompensa desiderata ricevere. Ecco, dimmi dov'è quel dannato bambino. Che gli faccio fuoco, non tocca sana, gli faccio. E vai, sai che devi chiedere, Oliveruccio, dai, gli spara. Ah, certo. Noi, ecco, a noi serve una bacchetta magica, maestà. Che strano. Miau sembra di aver già avuto una conversazione simile. Ora che ci penso, quando ero un micetto, avevo una bacchetta magica alla quale tenevo molto. Dovrebbe essere ancora nella mia stanza da letto. Questa è la bella notizia, sì. E allora? Allora sono disposto a cedervela. Cedervela, scusate. Miao, ci vorrà un po' di tempo per cercarla. Tornate più tardi e ve la consegnerò. Acci picchia, grazie mille, maestà. Dimmi una cosa, ragazzo.
Se sei in cerca di una bacchetta magica, suppongo che tu sia un mago. Proprio così, vostra gattosità. Sto ragazzino è un apprendista mago, ancora non capisce niente di magia, ma questo è un dettagliuccio da poco. Davvero? Allora lascia che ti insegni qualche sortilegio. Le bacchette magiche servono a poco se non si è in grado di lanciare incantesimi. Davvero, maestà, è molto generoso da parte sua, grazie mille. Ha ricevuto la pagina dell'incantesimo Grimaldus, perfetto. Che ci permetterà di aprire alcuni dei forzieri bloccati, ragazzi. Non tutti, sono di colori diversi e poi se non sbaglio si potenzia. Quindi dobbiamo reggere Grimaldus come nuovo. Hai ricevuto la pagina dell'incantesimo come nuovo. Miau! Sono certo che apprezzerai molto i sortilegi che allietaranno la mia fanciullezza. Allietarono, perdonatemi. Già è difficile fare le voci, poi ogni tanto mi impallo, vi chiedo scusa. Uno serve per sbloccare cose e l'altro riporta gli oggetti alla loro forma precedente, eh? Chissà che marachelle che ci combinavi, vostra amiciosità. Le miau marachelle sono affari miau, fata. Ora ragazzo, tu viaggi con un famiglio, dico bene? Darò disposizioni all'armerlia che abbiamo qui in città affinché tu possa farvi acquisti. L'armerlia? Di che posto si tratta, maestà? Miau, ma sei proprio sicuro di essere un avventuriero? Miau, sembri davvero poco esperto. Bah, spero di sbagliarmi out. Dunque, l'armerlia fornisce armi di equipaggiamento per i famigli. Perché non vai a dare un'occhiata alla merce in vendita mentre io ordino ai miau servitori di cercare la bacchetta? Lo farò con grande piacere, maestà, grazie mille. Ora vi sarei grato se miau lasciaste solo. Ho molto da fare, tornate tra un po'. Che sbattimento, sti doppiaggi. Però dai, non mi sembra che stanno uscendo proprio così da schifo. Faccio quello che posso, ve l'ho detto. Era da molto tempo che non vedevo Re Felix così pieno di vita. Cosa gli avete fatto? L'abbiamo messo nel... sì, proprio lì. Grazie di tutto, vado subito a cercare la mia bacchetta. Quindi, andiamo all'armerlia. Quanto siamo? 22 minuti. Quindi all'armerlia, ragazzi, appunto sarà possibile comprare scudi, armi per i famigli e così via. Scusate che mi sono un attimo perso di là. Pam, 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 pam. Ah già, vi devo leggere le descrizioni, ragazzi. Guardate dov'era sto maledetto. Ma, cioè, ma ragazzi, eravamo venuti qua a vedere? L'altra volta? Nell'ultimo video? Mi sembra di sì. Sono caduto e mi sono fatto male a una gamba. Ti sta bene? Coraggio, tra poco starei bene, aspetta un attimo, ora ti rimetto in sesto. Io rilancio fuoco, non mi interessa, dov'è? Ti brucio le chiappe. Wow, non mi fa più male, incredibile, ma sei un mago? Proprio così, sono un mago. E tua madre mi ha mandato a cercarti, è molto preoccupata per te. Davvero preoccupata? Allora vado subito a casa. Grazie per avermi curato con la magia. Fosse per me ti avrei dato fuoco. Comunque, allora leggiamo le descrizioni che ho appena ottenuto dall'abecedabra prima che ci dimentichiamo. Vi devo leggere come nuovo e Grimaldus. Allora, dovrebbero essere questo. Riportate indietro il tempo e restituite agli oggetti la loro antica gloria. Alberi rinsecchiti e macchinari danneggiati non saranno più un problema per chi lancia questo incantesimo che permette di riportare le cose consumate dal tempo al loro splendore originario. Chi usa come nuovo deve concentrarsi sullo stato a cui desidera riportare l'oggetto.
non su quanto indietro si desideri far tornare il tempo. Allora, e poi l'altro dovrebbe essere qua, Grimaldus. Aprite porte e forzieri senza usare chiavi. Grimaldus permette di sbloccare serrature per le quali non si dispone di chiavi. Lanciatelo quando vi trovate davanti a una porta o un forziere chiuso. Ricordate che questo incantesimo non deve essere usato per procurarsi ricchezze illecitamente. Cose terribili accadono ai maghi che, in preda alla cupidigia, aprono forzieri che dovrebbero restare chiusi. Ragazzi, questo è un altro pregio della Madonna del gioco, cioè... I sottotitoli sono molto importanti nei videogiochi, guardate com'è bello zoomare e leggerli così, senza ad esempio doverli essere obbligati a leggere così che non si vede una cippa, e in alcuni videogiochi li mettono così, che sono illeggibili. Allora, ok. Se non erro ora possiamo aprire i forzieri quelli verdi con Grimaldus. Allora, parliamo con lui, e dopo andiamo a completare anche la missione parlando con la mamma dei tre figli lì. Siete voi, sua maestà mi ha fatto sapere che sareste venuti, mi ha chiesto di vendervi tutto ciò che vi serve e sono molto felice di ubbidire al suo ordine. Date un'occhiata in giro, troverete di certo qualche bello oggetto che potrete aggiungere all'equipaggiamento dei vostri famigli. Aggiungere oggetti all'equipaggiamento dei famigli? Cosa vuoi dire? Ah, vedo che ti occorre una spiegazione, d'accordo, ascoltami bene. Se desideri che i tuoi famigli siano preparati per ogni evenienza, ti consiglio di potenziarli aggiungendo oggetti specifici al loro equipaggiamento. Non voglio vantarmi, ma tra i miei articoli troverai un sacco di oggetti che i tuoi famigli possono aggiungere al loro equipaggiamento. Ce ne sono di tre tipi, armi, armature e accessori. Sì, vabbè, non ve lo faccio ragazzi quello, sennò non ce la chiediamo più. Ricorda che gli oggetti... che i famigli possono usare come equipaggiamento variano a seconda della classe delle creature. Non è complicato, sai? Credo che il modo migliore per imparare sia di provare ad aggiungere degli oggetti all'equipaggiamento dei tuoi famigli. Non essere invidioso, sappi che anche gli umani possono aggiungere oggetti al proprio equipaggiamento. Seleziona amici e famigli, quindi premi X per cambiare gli oggetti che sono presenti nel tuo equipaggiamento. Perché non compri degli oggetti coordinati per te e i tuoi famigli, eh? Vedrai che poi mi ringrazierai. Ragazzi, veramente non sto a doppiare tutto, se no non ce la capiamo più. Già sarà una serie infinita, quindi abbiate pazienza. Accipicchia, sì, d'accordo. Non appena avrò un po' di soldi comincerò a comprare accessori e altre cose. Quel vecchio merlo ti ha fatto una capoccia tanta. Non è vero, Oliveruccio? Ricordati che l'accessorio... Non sono l'unica cosa che puoi aggiungere al tuo equipaggiamento. I maghi come te possono usare anche ogni tipo di bacchetta. Anvedia, oh, a proposito delle bacchette magiche, dovremmo tornare da Re Felix per farci da quella nuova. Me ne ero proprio scordato. Sì, ormai dovrebbe averla trovata. Spero proprio di sì, Oliveruccio. Dai, andiamo al palazzo del re. Allora, prima vediamo qua di acquistare qualcosa. Allora, compra. Al momento non è che ho molto... Qua vi dice le caratteristiche, guardate in basso a destra, ragazzi. Vedete, spara coltello, spara coltello, spara coltello, lancia. E vi dice quanto, vedete, quanto va sull'attacco. Più 3, più 6 e così via. R1 e passate agli elmi. Quando appare la X, vedete, vuol dire che questo non è adatto, ad esempio, allo spadino. Ma si può mettere a altri famigli. Questo è per Oliver, eh. Costa 200, no, io... Ma prenderei quasi quasi, ragazzi, questo. Gli aumenta di 6 l'attacco. Quest'arma da taglio, facile da usare ed economica. 6 comune, Gatmandu. Quindi, compriamola. E avete la possibilità di aggiungerla subito, vedete? Potete equipaggiarla subito, questa cosa è comodissima. Eventualmente potete vendere... Vedete? La spada che avevo equipaggiata prima, la spada arrugginita. Gli oggetti presenti nel tuo inventario non possono essere venduti? I nostri pezzi volano talmente bassi che a momenti si schiantano al suolo. Beh, insomma, bassi parliamo. In che senso non posso vendere gli oggetti? Io ricordavo che si potevano vendere. Che senso ha che non posso venderli?
questo me lo fa vendere. Ah, questi non ce li fa vendere. Vabbè, io avrei dato la possibilità di venderli. Tanto non la usiamo più questa. E questa qua potrebbe essere un po' una pecchettina, ad esempio, se vogliamo essere pignoli. Se proprio vogliamo andare a trovare un difetto. Ma bisogna proprio andare a trovare i difetti in sto gioco, eh. Allora, ragazzi, andiamo ad aprire, andiamo a consegnare la. Andiamo a completare la missione. Qui. E siamo a posto. Ti ringrazio per aver trovato i miei ragazzi. Li hai anche curati quei monellacci. Sei un tesoro, davvero un tesoro. No, sono fin troppo bravo. Siamo contenti di essere stati d'aiuto. Oh, non vedo l'ora che crescano. Chissà che con l'età non mettono un po' di giudizio e si calmino. Ecco, questo regalo è per te, per ringraziarti. Grazie, grazie, ancora grazie. Tre torte alla crema di carota, le delizie per i famigli, le prelibatezze, 50 dorados. E ovviamente i nostri tetri, tre timbri. Bene, grazie e arrivederci. Dicevo, vediamo se posso aprire il forziere questo qua. Qua mi pare che ci fosse il forziere verde, se non erro. No, quello blu. Sembra che una magia impedisca di aprirlo. Vediamo se funziona, non ne sono sicuro. Sì. Quindi quelli blu possiamo aprirli. Forse non posso aprire quelli verdi, ragazzi. Quindi era al contrario. Allora, adesso. Già che ci sono, diamo qualche prelibatezza al nostro Artù. Pa, 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 pa. Vedete, in questo caso ogni prelibatezza, come vi ho detto, ha un aumento diverso. Questo aumenta di 2, vedete? Vedete? La pressione del tuo è aumentata di 1 punto. Sì, poi dipende. E volendo posso dargliene un altro. Vedete, aumenta di 1 la precisione, di 2. Questo aumenta la difesa magica, questo è l'attacco magico e ogni cosa appunto aumenta una statistica diversa. Io farei la difesa, ad esempio. Perché no, anche l'agilità. Però vedete, è aumentato di poco. Allora, torniamo a palazzo. Ecco, poi devo ricordarmi se... dov'è che è qua il menu adesso, porca vacca? La bacchetta, vi ricordate che l'avevamo letta e c'è scritto Dona la speranza lì, in lazcano? Con la nuova bacchetta chissà se cambia la scritta lì, poi eventualmente vado a vedere. Siamo già a 4 ore e 35 di gioco, ragazzi, non abbiamo fatto niente. Ma è normale, con il mio modus operandi, mi fermo a parlare, vi spiego le cose. Ha voglia qua a giocare. La porterò avanti per un mese, forse di più, la serie di Ni no Kuni. Ma ripeto, non mi pesa perché è un gioco che amo talmente tanto che non mi pesa assolutamente, anzi. Invece Final Fantasy XVI, ragazzi, no. Ho dovuto mollarlo, mi è dispiaciuto, però no, è troppo noioso. È troppo una noia tremenda. Ah, non me lo ricordavo, ora mi ricordo. Oh, siete voi, grazie al cielo. Dovete aiutarci, è accaduto qualcosa di terribile. Che succede, bello? Non mi direi mai che Felix è di nuovo un cuore infranto. No, no, il cuore di Sua Maestà sta bene, per quello che so io. Per quello che sei tu. Dopo che avete ridato entusiasmo Sua Maestà, egli ha deciso di trovare la sua vecchia bacchetta magica per darvela come ricompensa. Era così convinto che ha detto che l'avrebbe cercata egli stesso. Questa è una cosa positiva, no? Qual è il problema? Ecco, Sua Maestà è scomparso. Eh? Le guardie giurano che non ha lasciato Katmandu, eppure nessuno l'ha più visto.
Sento puzzare marcio, liveruccio. Beh, credo che ci sia una cosa sola che potremmo fare. Che cosa, Lucciconio? Dobbiamo indagare, no? Va bene, capoccia de ferro. Tu e l'amici tua tenete l'occhio al castello, che noi andammo a cercare qualche indizio. Sì, va bene. Ma dove dobbiamo cercare, Lucciconio? Non ti preoccupare, Oliveruccio, il posto conosci, anzi, lo conosci fin troppo bene. Andammo, ti dirò di più quando saremo fuori. D'accordo. Allora, qua, ragazzi, se non ricordo male, è nelle fogne bisogna andare. Dove stiamo andando, Lucciconio? E cos'era quel commento su un posto che conosco bene? Te che dici, genio? Waterville, no? Ah, no, vero. Waterville? Ma noi dobbiamo trovare il re, che c'entra Waterville? Guarda che risposte, mica stanno tutte da sta parte, Oliveruccio caro. Questa è un'altra cosa figa, che dovremmo molto spesso, cioè, capitare di tornare a Waterville. Che vuoi dire? Ti ricordi la storia dell'anima affini? Quello che vediamo in questo mondo a volte non basta per averci il quadro completo della situazione. Anime affini? Sì, mi ricordo. Pensaci, Oliveruccio, perché sei venuto nel mondo nostro? Per salvare mia madre. Esatto, e tua madre, l'anima affine della grande saggia Alice, giusto? E noi stiamo cercando di liberare Alice dal cuore di tenebra che si trova in questo mondo per salvare tua madre che sta da quell'altra parte, no? Dall'altra parte, scusate. Beh, è quello che mi hai detto tu, Lucciconio. Te l'ho detto perché è vero. Tutte persone che stanno nel mondo mio sono collegate a quelle che vivono nel tuo. Mica solo Alice è tua madre. Tutte le persone? Allora nel tuo mondo c'è qualcuno che è collegato a Re Felix. Mi volevi di questo, sì? O vedi che più tempo passi con me e più diventi intelligente? E se una persona sta nei guai nel mondo mio, qualche volta ha poi aiuto tramite l'anima affine che vive nel mondo tuo. Perché sono individui collegati, capisci? Se ci pensi è una cosa ovvia, no? Allora qualcuno nel mio mondo è l'anima affine di Re Felix. E provate a pensarci chi potrebbe essere. Re Felix è un gatto? Vi ricorda qualcuno nel mondo di Oliver? Cioè, sta cosa è veramente una genialata, ragazzi. Ed è una cosa anche molto profonda, secondo me. Esatto, ma forse non è una persona, o forse non è così altolocato come il nostro micione coronato. Eh? Non hai capito? Voglio dire che ci sta una bella differenza tra il gatto del fruttarolo de Motroville e il re Gatmandù, no? Il gatto del fruttivendolo? Mi sa che non ti seguo. Ah, ragazzi, e metterci un po' d'impegno, sì. Allora, l'anima affine si somigliano e si comportano allo stesso modo. Questo l'hai capito, sì? Allora, la prima volta che hai visto Re Felix, ti sarai detto che è simile a Prince, il gatto, sì? Beh, sì, l'ho pensato. Allora vuoi dire che Re Felix è... Re Felix e Prince il Prigone sono? Ma il gatto della signora Lea, scusate ragazzi, mi sono confuso col doppiaggio. Re Felix e Prince il Prigone sono... Ma il gatto della signora Leila? Cioè, sei arrivato? Meglio tardi che mai. Ma Prince è solo un gatto. E allora? Forse che è il nostro Re Felix in tavolino? Che ci vedi di tanto strano? A volte mi sembra che la capoccia tua ci metta un po' troppo, carbura. Se due creature sono affini, ci stanno sicuramente delle analogie. Devi solo osservare attentamente e ragionare. Se individui... Scusate. Se individui somiglianze troverai l'anima affine. Accipicchia, non lo sapevo. Allora è Prince, eh? Proprio Prince, ragazzi. Se troviamo quella vecchia palla de pelo, capiremo dove stare Felix. Lancia Trasmundi, così andiamo a fare due passi per mondo tuo. Ti ricordi come si fa, no? Certo che mi ricordo. Andiamo a vedere come stanno i miei amici a Motorville. Benissimo ragazzi, Trasmundi subito, senza indugi, anche perché qua il tempo passa e siamo già a 40 minuti di video. Perdonatemi, ho sbagliato. Non mi fermerò a parlare con le persone in giro, anche se è una cosa che trovo comunque sempre interessante, no? Se no perdiamo troppo tempo. Perché comunque parlando con le persone poi vi dicono sempre cose diverse, no? Giusto magari una o due.
Ma guarda che bel vestito che hai, sembri proprio un supereroe. Hanno appena aperto un nuovo bar in piazza, sembra un posto molto carino. Vabbè. No, scusate, non ho letto, ragazzi, perdonatemi. Va tutto bene, signora Leila, ora mi sento meglio. Davvero, mi fa piacere sentirlo. Però se ci fosse qualcosa che posso fare per te, non esitare a dirmelo. A dire il vero, qualcosa ci sarebbe. Potresti dirmi dov'è Prinks? È qui in negozio? Ti dirò, è un po' che non lo vedo. Prinks? Prinks? Dove è finito il mio Prinks, il pigrone? Quel birbante deve essere scappato da qualche parte. Probabilmente è in giro a esplorare qualche posto strano. Ehi, Oliveruccio. Mica sta situazione ti ricorda qualcosa, eh? Certo che sì, è una cosa simile a quella che è successa a Re Felix. Bravo. Perdonatemi che faccio scorrere tutto. In un mondo manca il regatto e quell'altro manca Micio Trippone. Mi gioco la lanterna che era motivo è lo stesso. È lo stesso. Trova Prinks e vedrai che troveremo l'indizio che ci permetterà di risolvere il mistero. Bravo, sei un tipetto intelligente. E poi questa è a zona tua, dovresti conoscerla bene. Risolverò il mistero del gatto scomparso in men che non si dica. Mi spiace moltissimo di non poterti aiutare, caro. Ma mi hai aiutato? Grazie, signora Leila. Ti ho aiutato, dici? Beh, meglio così. Arrivederci, caro. Arrivederci, signora Leila. Va bene, Oliveruccio, cominciamo dalle zone che conosci meglio, va bene? Tipo dietro a casa tua. Certo, andiamo. Andiamo, ragazzi, se no veramente. Volevo almeno iniziare le fogne in questo video, ma mi sa che non facciamo in tempo. Ora non mi soffermerò, ragazzi, ma ripeto, è carino anche parlare con le persone in giro, eh. Mi fa ridere come corre Luccicogna, guardate. Guardate chi c'è, ragazzi. Madonna, mi stava scappando il nome. A parte che forse l'aveva già detto il nome, non mi ricordo. Eh no, Oliver, mi dispiace Oliver. Sei tu. Non avevamo ancora guardato a casa tua, Oliveruccio. Vado lì e do un'occhiata. Va bene, Luccicogno. Mi dispiace, Oliver, mi spiace che sei rimasto solo. Eh? Tua madre. Come fai a saperlo? Quando mamma è morta, ho pensato che se ne fosse andata per sempre. Che sarei rimasto solo. Ma ora, ora la posso aiutare. Devo solo portare a termine l'avventura che ho iniziato. A proposito, volevo chiederti se la bacchetta magica che ho trovato l'avevi lasciata tu. Senza di essa non sarei mai potuto andare in quell'altro mondo. Forse non sai nemmeno di cosa stia parlando, ma ecco, se non fosse stato per quella bacchetta, io sarei ancora solo. Davvero? Davvero, davvero? Davvero, davvero. Urrà! Spero che tu possa salvare la tua mamma, Oliver. Grazie, ma chi sei? Come mai sai il mio nome? Io so, ecco, l'ho detto. Io sono Pea, ti conosco da sempre, Oliver. Da sempre? E hai detto che ti chiami Pea, eh? Sì, io sono Pea. Tanta roba, un personaggio davvero intricato. Non vi posso dire più di questo. Dimmi una cosa, Pea. Per caso hai visto un grosso gatto un po' anzianotto? Si chiama Prinks il Pigrone. Ha il manto a strisce ed è bello grassottello. Ah, Mister Micio, lo conosco, Mister Micio. Mister Micio? Ti porto da Mister Micio, Oliver, seguimi. Spero che stia parlando di Prinks. Ehi, Oliveruccio, er mangia sorci, non sta a casa. Ma che ci fai di tutto solo, eh? Che
credo di sapere dove possiamo trovare Prinks. E come fai a saperlo, eh? Per favore, Pia, puoi farci vedere dov'è? Ma che fai? Ti senti bene, Oliveruccio, sì? Ve l'avevo detto, cosa vi ho detto? Nei video precedenti la vede solo lui. Ma dove cazzo sto andando? Allora, Prince è qui, Pea? Aspetta un attimo, ma che è sto rumore? Un topo, ragazzi. Ed è un indizio. Un topo. Ma che... Ci sta qualcosa dell'A, sì? Prince? Guardate. Dai, Prince. Vedi di darti una mossa, su. Forse dovremmo portarlo dalla signora Leila, l'Oliveruccio. Hai ragione. Grazie per averci condotti qui, Pia. Ma era qui, dove è andata? Anche questo, ragazzi, è una grande cosa. Cioè, hanno pensato a tutto, sono riusciti a collegare le cose in maniera geniale. Avete visto il topo? Sarà collegato anche quello, appunto, al mondo di Luccicogno. Mi dici che ci fai lì? Piantato come un carciofo, forza, sbrigate. Guardate che ha preso il gatto. Cioè, veramente, questo gioco, ve l'ho detto, potrà risultarvi lento, ma se avete la pazienza di vivere questa fantastica avventura, sarà una delle avventure più belle che potrete vivere nel mondo dei videogiochi, secondo me. Perché è lenta, ma appassionante e fatta bene. E ahimè, non sempre tutti i giochi che partono lenti poi diventano entusiasmanti o appassionanti. Poi, ovvio, dipende anche dai vostri gusti. Dove cazzo? Qua. A breve devo chiudere il video, ragazzi. Signora Leila, Prince è... Oh cielo, ma quel pigone del mio Prince, che ti è successo? Oh, grazie caro, lo hai riportato qui dalla sua mammina. Spero che tu non ti sia stancato troppo. Sai, il mio gattone è un po' robusto. Un po' tanto, eh. No, non è stato troppo faticoso, sta bene? Oh, non ti preoccupare per Prince Oliver, non è niente di grave. Il mio Prince ha solo bisogno di riposo. Non è vero, ciccino mio? Sei un vecchiato cicciottello e non ti ci vuole molto per stancarti. Allora è solo stanchezza, eh? E io che mi stavo preoccupando. Ma che ci faceva Prince al garage? Vedi, caro, una mia cliente mi ha detto una cosa. Mi ha riferito che il garage di Rusty pullula di topi. E il mio caro pigrone adora inseguire quei diavoletti. Prince ama dare la caccia ai topi? Ma come fa? Non è un po' troppo Grazie mille, Oliver caro. Ora so che si diverte ad andare lì. Non mi preoccuperò più per lui. Il mio pigrone stava solo facendo un po' di ginnastica, non è vero, Prince? Sai che ti dico? Forse dovrei prendere esempio da te. Ma forse. Dai, sto scherzando, raga, ovviamente. È come se dovresti. Va bene, signora Leila, ora devo andare. È stato un piacere. Ti ringrazio ancora, tesoro. Fammi sapere se hai bisogno di qualcosa, d'accordo? Gagliardo, allora hai capito tutto, non è vero, Oliveruccio? No, per me non ha capito niente. Non credo, Luccicogno. Come sarebbe a dire che non hai capito, ragazzi? Il gatto è scomparso perché si è messo a inseguire un sorcio, sì? Quindi l'indizio è a creatura topolosa, dico bene? Davvero? Allora la scomparsa di Felix ha a che fare con i dei topi? E fin qui ci siamo arrivati.
come, dove e perché siano coinvolti i sorci, però è tutto da scoprire. Però se mi ricordo bene, ho sentito qualcuno che parlava giusto dei topi nel mondo mio. Allora dobbiamo tornare a Katmandu e indagare. Sono sicuro che scopriremo qualcosa. Sì, andiamo a Katmandu. Appunto, ragazzi, le fogne. Miau. Stavo per dirvi una cosa che sarebbe stata spoiler. Non ve lo dico, perché è legata a una magia. Meno male che mi sono tappato la bocca. Ok, quindi trasmundi. Allora. Bene, devo dirigermi appunto verso le fogne, ragazzi, ora. Vediamo dove mi dà infatti di là, ok. A proposito, no, pam 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 pam. Ehi hey Oliver, credo di aver udito la voce di Re Felix, veniva da Katmandu. Eh? Da Katmandu? Sì, la voce proveniva dall'altra parte del cancello, sono sicuro che era proprio Re Felix. Katmandu, eh? Se non mi sbaglio, hai detto che là ci stanno dei sorci. Sì, quel posto è pieno di topacci, per questo monto la guardia qui. Sai, gatti e topi non vanno molto d'accordo. Ma porcaccia la miseriaccia sorcia. Ho capito che è successo. Re Felix è stato rapito da topastri. Rapito? Esatto, ti ricordi che Vince si è messo a inseguire i sorci nel mondo tuo? Ecco, nel mondo mio, i topastri se stanno piano a rivincita. È l'unica spiegazione possibile, ragazzi. Scommetto che tu non l'avresti capito nemmeno se ci avessi riflettuto mille mila anni. Se Re Felix è stato davvero rapito, dobbiamo salvarlo. Stai andando a Katmandu, Oliver? Allora verrò con te. Non dici sciocchezze, bello, questo è un lavoro da professionisti, senza offesa, ma non ci servono cazzo, guerrieri rucoli dilettanti con la pignata sulla capoccia. Me la caverò, ho il mio amico con me. Adesso vedete che arriva. Oh, ragazzi, questo è un famiglio. Ed è un famiglio anche abbastanza forte. Anvidia, ho un famiglio, chi se l'aspettava? Mi ha inseguito fino a casa quando sono andato a giocare nel bosco, è fortissimo. Con lui al mio fianco nessuno potrà battermi. Ma quanto sei ingenuo, Ciccetto caro. Guarda che combattere insieme ai famigli è difficile. E persone normali non possono mica dare ordine ai famigli in battaglia, ste cose, e possono fare solo i maghi, come Oliveruccio. Va bene, ho capito. Oliver, puoi avere il mio famiglio. Accipicchia, grazie Leonardo, ti ringrazio di cuore. Benissimo, Cucci, no, assolutamente no. Questo lo chiamiamo Infernape. Capirete il perché lo sto chiamando così. Come si... perdonatemi. Le minuscole, come cavolo si fanno che non mi ricordo più? Vispus, ah, questi sono le... Non mi ricordo come si fanno le maiuscole. Ah, sono un... No, perdonatemi. Ok. Dicevo, Infernape. Perché l'evoluzione ricorda un po' il Pokémon, secondo, se non ricordo male. Per questo lo chiamo Infernape. Poi magari ricordo male io. Allora andiamo? Certo che andiamo, Oliveruccio. Mo ci pensiamo noi, Leonà. D'accordo, fa attenzione, Oliver. Ok. Oliveruccio, credo che tu possa chiederti una nuova famiglia di Usaka e caricati. Posso fare cosa? Cosa vuoi dire, Luciconio?
Quello che ti voglio dire è che il famiglio ha la possibilità di accumulare energia, così poi è in grado di sferrare certi attacchi troppo potenti. Dopo che il famiglio si è concentrato per bene, invece di farlo attaccare come al solito, si può ordinare di scatenarsi. E quando un famiglio si scatena, i suoi attacchi durano più a lungo e infliggono la quantità di danni maggiore. Ah, ci picchia, questo sì che è interessante. E c'è dell'altro, questa nuova tecnica rende più facile annullare le azioni dei nemici. Annullare cosa? C'hai ragione ragazzi, forse te l'avrei dovuto di prima. Alcune creature sono in grado di eseguire certe abilità veramente interessanti, ma se le colpisci mentre si preparano a effettuarne una, gliela annulli, hai capito, sì? Annullare l'azione dei nemici è parecchio più facile se lo fai mentre te scateni. Scatenarsi, pertanto, è un ottimo modo per evitare subito danni. L'unico problema è che i famigli che usano Caricati non sono in grado di usare Difenditi, ma proprio per niente, oh! A difesa non è nella loro natura. Comunque, mo che c'hai due piccoli amici, ci metterai poco a capì che tutte le creature sono differenti. Spero proprio di sì. Ok, e appunto, il famiglio in questione che ho appena preso ha Caricati e ha anche, come potete vedere, Attacco Plus, un sortilegio segreto che incrementa le capacità offensive di un membro del gruppo. Quindi, ad esempio, potete usarlo su di lui e poi fare Caricati per infliggere danni maggiori. Allora, io in questo caso potrei dargli anche da mangiare. Questo aumenta la precisione. Quando due vedete aumenta almeno di uno per ora. Aumenta di un punto. Ah, ovviamente anche lui, come potete vedere, vedete, ha le sue armi, gli artigli, questo e questo. Diverse, come vi ho detto prima, cambiano da famiglia in famiglia. Raga, devo chiudere. Non ho più tempo. Il cancello è chiuso, Liveruccio, e qua entra in gioco Grimaldus. Ma il re è lì sotto e non abbiamo la chiave. Che facciamo adesso? Non t'agitare, ragazzi. E mica ti serve la chiave, eh. Sei mago o no? Lancia l'incantesimo che ti ha insegnato Re Felix. Credi che io lo possa aprire usando la magia? Sì, posso provarci. E quindi, in questo caso, Grimaldus. Alo, Mora. Gagliardo, è aperto. Ora possiamo andare a cercare il re. Sì che potevamo, andiamo, Liveruccio. Raga. Oh, e ricordati che puoi usare quell'incantesimo anche per aprire i forzieri chiusi a chiave. Si trovi in forziere blu da qualche parte, usa Grimaldus e piglia tutto quello che vuoi. I forzieri blu si possono aprire con Grimaldus, capito? Grazie, Lucicogno. Raga, salvo e ci vediamo la prossima volta. E spero col prossimo video, non ve lo assicuro, ma penso di sì, di riuscire a completare Gatmanju, dove un tempo un micio sprofondò. Piuttosto lunghetto come dungeon. Ammazza comunità che c'è qua dentro. Se non sto attento, mi si ammuffisce la lanterna. Davvero la tua lanterna può ammuffire? Ucci ucci, sento odore d'anima lucci, anzi, sento puzza dei bestiacci. Sta attento, lo viruccio. Cerca di essere prudente, ragazzi. C'è una bruttissima sensazione. Ok, Lucicogno, starò attento. Bene, raga, non mi metto neanche a fare l'incontro. Vado a salvare la partita. Qua non posso salvare. Devo salvare fuori. Allora, quindi qua posso salvare. Benissimo. Ok. Salvato. Tra l'altro ho capito cosa si fa per abbandonare. Opzioni, poi triangolo e abbandona. Bene ragazzi, spero che questo video di Ni no Kuni vi sia piaciuto. Alla prossima. Bella lì.